E ora un nuovo appuntamento della nostra serie dedicata ai mestieri della natura. Tra poco conosceremo un'attività sportiva particolare che viene dalla Scandinavia, molto bella, e vedremo come si fa a diventare istruttori di questa pratica, ma anche a parteciparvi così per il gusto di stare all'aria aperta. Intanto la scheda di Claudio Nanni e Simona Ragusa. Lo sport dell'orientamento o orienteering è una disciplina nata nei paesi scandinavi oltre un secolo fa. È arrivata nel nostro paese a cavallo degli anni 60-70 e dopo essere stata per molto tempo associata della Federazione Italiana di Atletica Leggera, a metà anni 80 ha ottenuto dal CONI il riconoscimento di federazione autonoma. Si pratica nei boschi, nei centri abitati, sulle piste da sci, nei parchi. Servono soltanto una cartina molto particolareggiata che descrive il territorio e una bussola. L'orienteering consiste in una prova contro il tempo in cui il concorrente deve raggiungere prima possibile il traguardo transitando obbligatoriamente e secondo un ordine prestabilito per una serie di punti di controllo. È una tra le pochissime discipline dell'intero panorama sportivo nazionale che riesce a coniugare perfettamente il binomio ambiente e benessere. Ma come si diventa istruttore di orienteering? Ne parliamo con i nostri ospiti. Buon pomeriggio, benvenuti. Ciao Maria Silvia, prego, prego, ciao. Sono Maria Silvia Viti e Augusto Cavazzani. Rispettivamente Maria Silvia fa parte della Commissione Ambiente della Federazione Internazionale di Orientamento. Esatto. E Augusto è un istruttore cartografo. Esattamente. Allora, Maria Silvia, intanto capiamo cos'è questo sport. È uno sport che possono praticare tutti? Assolutamente sì, io ho partecipato tante volte ai campionati mondiali master dove ci sono tutte le categorie fino anche ai concorrenti novantenni. Pensa che bello. E praticamente si tratta di correre come una corsa campestre? Esattamente. E dove si corre? Beh, in ambiente naturale, quindi solitamente nei boschi. Però facciamo delle gare anche nei parchi delle grandi città e anche nei centri storici. Domenica si è corsa una bellissima gara a Venezia dove c'erano quasi 4.000 persone. Ecco, la particolarità è che si corre senza aver saputo niente del percorso fino al momento dello start, della partenza. È così. Solo in quel momento ti viene consegnata una carta, una mappa molto dettagliata, poi Augusto ce ne parlerà più dettagliatamente, e su questa mappa è disegnato un percorso però che solo sulla mappa, sul terreno non c'è nulla. Sei tu che devi scegliere la strada migliore per andare da un punto di controllo a quello successivo, ovviamente nel più breve tempo possibile. Qui vediamo questa ragazza vestita di rosso che prende lei le decisioni e tutti gli altri dietro. Esatto, la difficoltà. No. Tutti gli altri dietro no, sarebbe troppo facile. Le partenze sono scaglionate in modo che gli atleti non si possano seguire. Ah, okay. Ci sono percorsi diversi a seconda dell'età. Ah, non si può copiare? No. Mannaggia. Allora, Augusto, quindi quello che è importante è avere delle mappe di facile consultazione. Perché tu stai correndo, devi vincere una gara, devi arrivare per primo in un posto, non conosci il percorso, non è che ti puoi fermare a leggere la mappa, vero? Beh, ci si ferma nel senso che bisogna riuscire a trovare il punto di controllo e tutti gli elementi del terreno che combacino con la carta. Quindi noi usiamo delle carte molto speciali, qualcuna senza che la togli, ad esempio basta che questa, la indichi. Questa è quella degli ultimi campionati italiani, questa è una carta. Questa sì, mappa qua? Sì, questa è degli ultimi campionati italiani, aspetta esatto. Che io la faccio vedere bene alla telecamera, eccola. E cosa ha di particolare questa mappa? Di particolare è che riporta tutta una simbologia che è codificata in tutto il mondo. Vedete? Sì, che io proprio non so leggere, ci vuole un corso per imparare a leggere questa mappa o no? Ci vuole un corso e poi ci vuole soprattutto molta esperienza sul terreno, perché cartografi si diventa un po' alla volta, cartografi per l'orienteering soprattutto. Certo. Però questa è una mappa per l'orienteering, per certo. Questa disciplina. Questa invece cosa ci fa vedere? La mappa questa di è una mappa invece che rappresenta alcuni percorsi di Nordic Walking in questo caso, in un territorio. Questa sembra più facile, segui il sentiero o sì, no? In questo caso non si tratta di orienteering di una competizione. Okay. Questa infatti ti spiega tutti i dislivelli del terreno, vero? Certo, qua ci sono indicate le curve di livello, che sono quelle marroni, le strade sì. Sono nere, giallo è il prato e bianco e verde è il bosco. Ecco, quindi uno deve saper leggere queste cose. Certamente. E poi ci sono le bussole, no?
La bussola per l'orienteering è una bussola come questa, trasparente? Sì, è come questa, perché è trasparente, quindi lascia leggere sotto. Quindi permette di leggere sotto la carta, certo. E soprattutto viene usata per prendere la direzione di marcia da un punto all'altro. E tu sei un istruttore e cartografo, quindi fai sia le mappe. Sì, faccio le mappe, e questo è il mio mestiere. E sono anche istruttore della federazione, perché la federazione organizza corsi per i propri tecnici, e a questi corsi si può aderire con un minimo di esperienza orientistica, e poi si acquisiscono le competenze, le competenze. Maria Silvia, si può andare in tanti modi a fare l'orientamento, esatto. Non soltanto correndo, vero? Esatto. Abbiamo la corsa di orientamento, ma poi abbiamo anche la mountain bike orientamento, abbiamo lo sci orientamento e poi abbiamo anche uno sport che è dedicato ai disabili, ma che possono praticare anche i normodotati, e che si chiama trail O, perché si effettua più sul sentiero, quindi la componente fisica è meno importante. Meno importante. È uno sport molto legato all'ambiente naturale, è importante anche per l'ambiente uno sport del genere? Assolutamente, diciamo che il nostro sport utilizza l'ambiente come impianto sportivo, quindi abbiamo l'impianto più grande del mondo e per questo lo rispettiamo. Non si diventa orientisti se non si ama la natura. Se non si ha una cultura ambientale. Esattamente. Se non si è educati. Sì. E gli orientisti amano tutti il bosco e la natura e lo rispettano assolutamente. So che abbiamo delle immagini che raccontano, ecco, sì. Questo cos'è? Ecco, questo è il prato dove 2 anni fa in Trentino si sono svolti i campionati mondiali junior di orientamento. Quello era prima della gara. Ecco, adesso vediamo il momento della gara, questa è la zona degli arrivi. Ci saranno nell'arco della giornata circa 4.000 persone su questo prato. E la cosa più bella è far vedere questa immagine. Questa è alla fine della manifestazione, si vede soltanto un po' di erba calpestata, ma le persone non hanno lasciato assolutamente nulla, e io credo che siano poche le manifestazioni sportive che si concludono così. Per chi fosse in ascolto e volesse praticare questa attività, questo sport, cosa deve fare? Beh, noi abbiamo una federazione che ha sede a Trento, che ha un sito. Quindi ci si può, diciamo, mettere in contatto attraverso il sito della Federazione Italiana, che si chiama FISO, o altrimenti in tutte le regioni esiste un comitato regionale, ecco, al quale fare riferimento. E si può praticare in tutta la penisola, no? Certamente, sì, dal Trentino alla Sicilia. Va bene, davvero, grazie molte, è stato molto interessante. Grazie a Maria Silvia Viti e Augusto Cavazzani. Grazie, grazie a Zeva di averci ospitato. Grazie davvero.